Presidente Farina, cosa possono fare le assicurazioni europee, in particolare quelle italiane, per la crescita? Beh, possono fare molto e in particolare possono dare un grosso impulso alla crescita investendo sull'economia reale. Di che cosa si tratta? Investire sulle società, soprattutto sulle piccole e medie società che, come sai, in Italia sono il cuore del settore industriale, sulle infrastrutture che sono abilitanti della crescita anche in termini di innovazione e sugli investimenti in genere. Il nostro è un settore che gestisce il risparmio di lungo termine, che quindi può investire sul lungo termine, quindi proprio su quello che serve alla crescita di un paese. Presidente Spizza, a proposito di paese, lei rappresenta anche l'associazione delle assicurazioni francesi. Sì. Qual è il ruolo delle assicurazioni francesi in questo momento per il sostegno dell'economia europea e francese in particolare? Ma gli assicuratori francesi, come in Italia, sono gli assicuratori maggiori di lungo termine, e oggi il che l'Europa ha bisogno è di investimenti, ma di lungo termine, per le società, per le infrastrutture. E il problema è che abbiamo questa regolazione, questa normativa che è europeana, che penalizza precisamente questi investimenti, e allora abbiamo bisogno di mettere insieme la logica del Piano Juncker degli investimenti con la logica della regolazione. Oggi siamo in una contraddizione totale, assurda, che fa molto male alla crescita in Europa.